Anelli pentagonali o esagonali formati da ossigeno, idrogeno e carbonio sono spesso responsabili dell'aumento di peso. Sto parlando dei carboidrati e qui ti spiego come mangiarli senza ingrassare. Facciamo prima una piccola classificazione facile e semplice. Se gli anelli sono singoli o doppi, li chiameremo zuccheri semplici, che spesso sono quelli con il sapore dolce, e quindi è il saccarosio, il fruttosio, il lattosio, il gallattosio, che troviamo appunto all'interno della zolletta di zucchero, oppure del miele, dello sciroppo, dei dolci, insomma un po' tutto quello che ci piace. Se invece a questi anelli si aggiungono dei braccini, allora avremo dei carboidrati più complessi che noi chiameremo amidi, e fondamentalmente li ritroviamo nella pasta, pane, legumi, farro, orzo, il classico primo piatto, possiamo dire. Se poi questi anelli con i braccini sono indigeribili, quindi non vengono digeriti in una maniera considerevole, non vengono assorbiti dall'intestino, allora stiamo parlando di fibre. E abbiamo quindi chiuso tutto il parterre. Ovviamente c'è da fare questo ragionamento. Noi classifichiamo appunto i carboidrati in maniera didattica, ma ovviamente ci sono diversi classi di carboidrati in ogni alimento, quindi semplici, fibre, complessi. È vero che ci sono poi degli alimenti puri che ne contengono solo uno. Facciamo l'esempio del fruttosio puro, che contiene per esempio solo fruttosio, oppure dei carboidrati complessi a cui per esempio è stata tolta la fibra. Però in generale, soprattutto in natura, noi troviamo il carboidrato con una proporzione diversa di questi che ho appena elencato, di questi elementi che ho appena elencato. E c'è una cosa molto importante da sapere, che tutti i carboidrati vengono infine utilizzati dal corpo sotto forma di glucosio. Ma quindi la domanda è: perché non ci semplifichiamo la vita e utilizziamo direttamente come fonte principale di carboidrati il glucosio? Questa è una bella domanda al quale adesso ti rispondo, e sarà anche la chiave di volta per comprendere quali carboidrati fanno ingrassare e quali invece danno energia senza far ingrassare, ovviamente tenendo conto delle quantità. Più la forma del carboidrato è semplice e più verrà digerito e assimilato dal corpo in maniera veloce. Il che significa che i carboidrati semplici hanno un alto indice glicemico. L'indice glicemico è la velocità con il quale uno zucchero entra appunto all'interno del sangue. Ebbene, tutti i carboidrati che hanno questa caratteristica portano, se assunti in maniera non consona, a far ingrassare. Più il carboidrato ha una struttura complessa, quindi sarà un po' più difficile per l'organismo digerirlo e poi assimilarlo, quindi ci metterà meno tempo per essere assunto dagli enterociti e quindi far entrare lo zucchero all'interno del sangue, beh, allora parleremo di carboidrati a basso indice glicemico, che sono quelli che notoriamente non fanno ingrassare. Come dicevo prima, è anche una questione di quanto carboidrato mangiamo, quindi che carico glicemico assumiamo. Facendo un esempio, l'anguria, che è così buona che ha la maggior parte del suo composto in zuccheri semplici, ha un alto indice glicemico ma un carico glicemico basso, tant'è vero che pensiamo che mezzo chilo di anguria contiene soltanto 18 grammi di carboidrati, a differenza per esempio dei salatini, dei cracker salati, dove solo 20 grammi contiene lo stesso quantitativo di carboidrato, perché appunto hanno un indice glicemico un po' più basso ma un carico glicemico molto alto. Anche il metodo di cottura ha un impatto forte sull'indice glicemico. Basti pensare che la pasta al dente ha già un indice glicemico inferiore rispetto alla pasta ben cotta. Stesso esempio si potrebbe fare con le patate. Ebbene sì, lo stesso alimento, tipo le patate bollite calde, oppure anche sotto forma di purè, hanno un indice glicemico molto più alto rispetto a delle patate rafferme, cioè vale a dire delle patate che sono state bollite e poi messe in frigorifero o lasciate raffreddare. Come anche il grado di trasformazione degli alimenti, vale a dire più un alimento è processato e più l'indice glicemico sarà alto. Considerato anche
che l'alimento processato ha quasi eliminato il quantitativo di fibre, elemento fondamentale che abbassa l'indice glicemico insieme alle proteine. Questo significa che noi possiamo mangiare carboidrati, ma se mettiamo insieme tutto quello che ci siamo detti in questo video, vale a dire un carboidrato complesso, integrale, cotto nella giusta maniera, all'interno di un piatto bilanciato, quindi anche con le proteine e i lipidi che a loro volta diminuiscono l'indice glicemico, sarà sicuramente una strategia ottimale per assumere carboidrati che ci daranno energia, non ci faranno ingrassare e avranno un impatto sicuramente a livello cerebrale, a livello di gusto, molto molto soddisfacente. Attenzione, con questo non sto dicendo però che gli zuccheri semplici non vadano mai assunti, ma invece ci sono dei momenti specifici durante la giornata o a seconda dello stato fisiologico in cui anzi è consigliato assumere questa tipologia di zuccheri. Facciamo l'esempio primario dell'allenamento. Nel post allenamento è sicuramente una strategia vincente quella di assumere carboidrati semplici, zuccheri semplici, in modo che vengano rifornite subito le scorte di glicogeno e venga favorito il recupero muscolare. Così anche possiamo optare per una colazione un poco più zuccherina, essendo il mattino un momento dove veniamo da un digiuno notturno e quindi sicuramente quelle scorte di zucchero che abbiamo nel fegato e nei muscoli sono un po' più vuoti e possono essere appunto riforniti da zuccheri. Ovviamente è sempre tutto da contestualizzare. Se cerchiamo un aumento di performance assumeremo questi zuccheri semplici dopo l'allenamento, se ci serve energia per andare in palestra al mattino assumeremo questo tipo di alimenti, se invece stiamo cercando di dimagrire allora il consiglio è sempre di mantenere bassa la glicemia, stabile la glicemia, in modo che diamo più spazio agli acidi grassi di essere utilizzato, perché ricordiamo che è sempre l'insulina alta a bloccare gli ormoni che poi vanno a pescare gli acidi grassi come fonte energetica. Tutte queste nozioni io le utilizzo tutti i giorni nella mia pratica da nutrizionista e le divulgo nei corsi di formazione della SIFA. Quindi se ho piantato il seme della curiosità, come sempre metti un like e segui il canale. Ci vediamo al prossimo video, sempre sulla nutrizione clinica e sull'allenamento.